Siamo con Carlo Valitutti, psichiatra dell'Istituto di Ortofonologia, che lavora per aiutare i padri dei bambini autistici. Quali sono le criticità, le loro difficoltà e come aiutarli a superare? Beh, la parte iniziale è soprattutto difficile perché i padri non sono abituati a essere interpellati e a entrare in merito a certe questioni. Non perché non vogliano, ma perché per lavoro, per difficoltà, per definizione, per cultura, sono sempre gli ultimi a potere e a dover intervenire, se non asservendosi o comunque se non rispettando vecchie regole che sono quelle di dare i codici, di dare la legge, di essere normativi o no. In questa situazione così difficile come quella di una situazione di famiglia in cui un bambino autistico o che rientra nello spettro autistico ha difficoltà soprattutto a comunicare, ha difficoltà a entrare in empatia, il padre soffre moltissimo, primo l'evento di criticità, perché si sente impotente. Eppure il padre mai come in questa situazione può esercitare il dono maggiore che può fare un padre, cioè garantire e custodire un vuoto, un'impossibilità, non la potenza. Quindi rendere virtuoso il limite, l'impotenza, la difficoltà, e ci può stare soltanto se conosce il proprio. Quello che facciamo in questi gruppi, che durano insomma ormai da anni, e che ne hanno dato dei frutti, perché due gruppi hanno fondato due associazioni di padri, difatti oggi ho fatto vedere questi filmati che ci hanno gentilmente concesso, delle possibilità che loro hanno, quindi alla fine di un percorso terapeutico di gruppo hanno fondato queste due associazioni. La difficoltà maggiore per un padre è quella di riuscire a trasmettere l'entusiasmo, soprattutto in una situazione del genere. È logico, non tutti i padri ci riescono, nel nostro lavoro abbiamo visto anche dei padri rinunciare, scappare, ma non scappare perché deboli o perché vigliacchi o meno, proprio perché era difficile entrare in contatto con emozioni forti che possono scatenare sofferenze e dolori come quelli di un bambino. Riuscire a fare il salto, andare oltre nel riconoscere queste difficoltà è fondamentale. Ci sono stati dei padri, io ho detto che ho fatto vedere un filmato in cui nell'ultima parte del gruppo, di questo lavoro di gruppo, i padri simulavano una gita che io avevo suggerito insieme ai figli, eccetera, e i padri si vede che giocano, ridono, sorridono, si prendono in giro le carenze dei propri figli, le mancanze dei propri figli, li scimmiottano. E non è stato semplice, perché erano gli stessi padri che all'inizio erano letteralmente ingessati, anche in vestiti gessati, erano rigidi, erano cristallizzati, che poi si sono pian piano sciolti, e quando hanno capito che potevano divertirsi loro, sembra un po' dura e forte pensare di divertirsi con la sofferenza di un figlio, ma quando sono riusciti a capire questo e a fare questo, hanno sviluppato un legame con i figli che è stato molto più fluido, e soprattutto questo altro obiettivo del nostro lavoro con i padri ha aiutato molto le madri, che spesso si sentono sole, si sentono coinvolte in prima persona. Dei padri hanno confessato delle difficoltà anche durante la comunicazione della diagnosi, perché il padre non è soltanto quello che sostiene, deve essere duro o no. Durante il gruppo i padri hanno pianto, si sono commossi, hanno riso, insomma, si sono umanizzati. È stato possibile appunto realizzare quello che adesso si dice rispetto alla possibilità che ha un padre di unire la legge al desiderio, cioè di non essere soltanto normativo, ma di insegnare ai figli anche a come si fa a desiderare, come si fa a raggiungere qualcosa che non è possibile, soprattutto a non godere nell'immediato quello che purtroppo è la società ipermoderna oggi promulga e propaganda. Bisogna godere di tutto e subito, perché tanto la vita è breve, e perché no, perché non possiamo godere. Non c'è più senso in tutto questo, e non c'è più, soprattutto in una situazione come questa in cui i padri, altro punto di criticità, temono giustamente il futuro. Quando non ci saremo più, che cosa faremo? Quando noi genitori o noi padri non ci saremo più, che cosa faremo? Che faranno i nostri figli quando saranno più grandi? Dove andranno a finire? Da chi saranno osservati, curati, visti, accolti? E
queste piccole esperienze di associazioni, che sono anche grandi cose perché hanno avvicinato in una certa maniera anche ludica, sportiva, sono dei padri che hanno messo in gioco le loro esperienze, un padre di un bambino autistico che adesso fa l'allenatore di rugby con il figlio e altri ragazzi che ha giocato a rugby, un altro che si occupava di vela e fa questo con altri ragazzi, hanno coinvolto altre persone, insomma c'è stata anche un'apertura rispetto a questa differenza che è temibile e che quindi non deve soltanto conglutinare persone che si occupano solo di autismo, ma far capire, ed è quello che si sta facendo negli ultimi anni anche all'opinione pubblica, che non è una diversità temibile e terrorifica, ma diversità, e quindi è importante che venga integrata nella normalità.